No, perché allora lo capisco, mi capisco, no? Ma loro sono tutti nascono meridionali. Ah, vabbè, allora mi capisco. Quindi stai tranquillo. Allora. Poi dopo crescono dell'oltrepò e se fanno l'inceneritore ritornano in meridione. Oh, muoiono nell'oltrepò, dipende. Allora, se venendo io dal meridione, dal sud, dalla terra dei fuochi, io vi volevo chiedere una cosa. È bellissimo vedere la gente che protesta perché ci sono gli inceneritori e sono convinto che questa è una protesta che porta da qualche parte e ci sono in tutta Italia un sacco di persone che protestano per il loro inceneritore perché stanno costruendo una centrale a carbone da qualche parte, perché stanno costruendo un qualche cosa che fa casino. Sarebbe bello che tutti protestassero tutti insieme, questo sarebbe bello. Cazzarola, che quelli della terra dei fuochi vengono qua, quelli di qua vanno nella terra dei fuochi, madonna che bello che sarebbe. E adesso vi leggo questa breve e intensa parabola sulla monnezza, ed è un sistema, ci sono un sacco di ricette su come sistemare e mettere la monnezza, questa è una delle tante. Qualcuno ha pensato che forse un uomo pio avrebbe potuto risolvere il problema della monnezza. E quest'uomo pio fu individuato in un certo Peppo Parulana, che per i non bilingue sarebbe Peppe il fruttivendolo. E questa è la sua storia. Ora Peppe dormiva nel suo lettino e venne un angelo che lo chiamò: Peppa, Peppa, Peppa! E Peppe disse: chi sei? E l'angelo disse: il messaggero dei boccoli d'oro. Enzo Paolo Turchi, disse Peppe. Ma no, deficiente, tengo le ali. Ah, sei un assorbente ultrasottile. No, idiota, sono un angelo, mi chiamo Piero. Piero Angelo, ma è una figura, è merda. Alzati, disse l'angelo. Che ti devo parlare? E non possiamo parlare da sdraiati, disse Peppe. No, disse l'angelo, che veniamo male nei santini. E così Peppe obbediente si alzò e l'angelo disse: Peppe, prendi tutta la monnezza e dividi tutto, il vetro col vetro, la carta con la carta, le lattine con le lattine, la plastica con la plastica, l'umido con l'umido. E Peppe disse: ma la Sant'Angheva con la plastica o con l'umido? Esattamente. E le pile? Dove le devo mettere le pile? E l'angelo disse: hai presente Sodoma là? Perché Dio lo vuole. E Peppe disse: Dio vuole che io mi metta le pile per supposto. Per quale motivo? Per non disperderle nell'ambiente, disse l'angelo. E Peppe, obbediente, fece quello che aveva detto l'angelo. Allora Peppe si inginocchiò e pregò con le parole che gli suggeriva il cuore e disse: ma l'anima è chi vestra morta. Ora Peppe dormiva nel suo lettino e tornò l'angelo e lo chiamò: Peppa, 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 disse: no, dopo da tu, Piero Angelo, ti faccio un esperimento scientifico, dico: spargo di benzina e t'appiccia. E l'angelo disse: non temere. E Peppe disse: non hai capito, sei tu che devi temere. Disse l'accendino, io. E l'angelo disse: dividi tutto, vetro con vetro, la carta con la carta, la lattina con la lattina, la plastica con la plastica. E Peppe disse: ma le pile le conservo, decido dopo dove metterle. E l'angelo disse: non fare mosse azzardate. E Peppe disse: no, sei tu che non devi fare mosse, perché più tu stai fermo e meno ti fa male. Poi Peppe fece come aveva detto l'angelo, divise tutto in sacchetti di colori diversi, blu, rosso, giallo, fucsia. Per miracolo arrivò il camion della monnezza e per miracolo li portò tutti nel posto giusto. Allora Peppe si inginocchiò e disse: sia lode a Dio. Poi arrivò un treno dal nord con 700.000 tonnellate di rifiuti radioattivi e li portò in una discarica della Camorra vicino a Caserta. Se non dire così, io sono puro spirito. E Peppe disse: meno male, non mi serve manca benzina, ti posso appicciare così come stai. Ma l'angelo non si arrese e tornò e lo chiamò: Peppa, 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 lo colpì con un grosso randello biodegradabile al 90%. Poi prese le pile senza vasellina, le infilò una a una nel culo dell'angelo come fosse un caricatore di una K-47. Mentre stava
filando l'ultimo torcione apparve Dio e disse: Peppe, fermati! E l'angelo disse: non poteva arrivare 5 minuti prima eventualmente. E Dio disse: la soluzione c'è. Non bisogna smaltire la monnezza, bisogna non fare la monnezza. Voi buttate il 60% di quello che comprate, ma ti pare normale che un rasoio usa e getta pesa meno della scatola che lo contiene? E Peppe disse: ma allora è facile, basta levare la scatola. E Dio disse: non è possibile, perché quella scatola fa parte del PIL, che è il vostro vero Dio. Dove lo metti il PIL? E Peppe disse: boh, con l'altro PIL eventualmente, non lo so esattamente. Ma cosa ci insegna questa parabola? Che lo smaltimento della monnezza è meno redditizio della produzione della monnezza. Ma di questo non è responsabile la camorra, ma il mercato. Ma la differenza è irrilevante. Nel 2019 si cambiò la legge elettorale. Non si votava con l'Italicum, ma con l'Amicum. Perché si votava col televoto durante le trasmissioni di Maria De Filippi. Quell'anno diventa presidente del consiglio Belen Rodriguez. Con lo slogan: i governi precedenti ci hanno messo in mutande, io a mutande non l'ho mai portata, ma come me ne fotto a me. Dopo la morte di Mattarella viene eletto come presidente del consiglio Pisolo, ma nessuno se ne accorse. Dove, io vedo una minchia, come cazzo lei? Renzi quell'anno, dopo aver assunto la carica di sindaco, di segretario, di presidente del consiglio, diventa anche medico di base, gelataio, istruttore di scuola guida, maniscalco e pedicure. Era come Padre Pio, appariva contemporaneamente in 7-8 posti diversi. Quell'anno Vendola si sposa, pensa, finalmente si sposa con Casini e fanno un figlio. E lo chiamano Angelino. L'inseminazione etereologa quell'anno diventa legale, ma talmente legale che le banche del seme mettono il bancomat. Salvini quell'anno disse: da oggi noi padani siamo svizzeri. Gli svizzeri risposero: ma lieve d'ananzo cazzo. Cambiò il sistema delle rapine in banca, da quell'anno il passamontagna lo portavano i bancari. Si risolse il problema di Pompei, che non era stato condonato e fu abbattuto definitivamente. La terra dei fuochi però diventò risorse e vanto, mozzarelle fosforescenti, friariella al neon, bufale a testata nucleare, Fukushima a confronto sembrava Disneyland. Quell'anno muore Emilio Fede, poverello. Emilio muore, lo so, grande gentiluomo, ma soprattutto grande inventore, perché non tutti sanno che Emilio Fede inventò il baciamano, ma soprattutto il leccaculo. E con la lingua lasciò gli organi alla scienza, non tutti, solo la lingua che era l'organo più sviluppato, e con la lingua di Emilio Fede ridettero la parola a 38 muti, pensa, una cosa. Certo, dicendo tutte cazzate, ma era la lingua di Emilio Fede, che buffa. Quello fu l'anno delle privatizzazioni dell'Utri con Poggio Reale, così faceva casa e bottega. Giovanardi quell'anno si incazzò perché fu legalizzata la marijuana. Allora Giovanardi decise di rendere illegali le cartine, così chi si voleva fare le canne doveva usare l'asciugone Regina e gli veniva una lingua come un materasso. Bertone, dopo l'attico e il superattico, disse: l'ho preso soltanto per essere più vicino a Dio. Ma quello fu l'anno degli OGM, fecero passi dal gigante, inventarono i polli al silicone, pensa, facevano schifo, ma tenevano due zizze tanto, che la gente diceva: quest'anno vado, questa stasera vado a dormire presto con le galline, ognuno pigliava la sua e se la portava. Innestarono le piante tra di loro con una pianta di carota, una pianta di cotone, fecero una pianta di Tampax, un successo straordinario. Per risolvere il problema della fame nel mondo presero il DNA di Giuliano Ferrara, lo mise dentro una patata, uscì una patata da 890 kg. Innestarono il Banderas e Balotelli, tra di loro Banderas, venne fuori il pan bauletto integrale, ma delle cose straordinarie. Presero il DNA di Brunetto, lo misero dentro un pieno marittimo, venne fuori l'arbre magica. Ma... E anche qua qualche volta mi sono mosso. Ma delle soluzioni straordinarie. Presero il DNA di una panda, lo misero dentro all'apo Elkan
venne fuori Iron Man deficiente. E col DNA di Rubi lo misero dentro una foca Monaco, uscì la foca Zoccola, ma delle cose straordinarie. Ma la crisi continuava, la pressione fiscale era arrivata al 970%, la Cina quell'anno comprò la Grecia, la comprò e ci fece un parcheggio. Ma continuavano gli sbarchi dei clandestini a 3.000 euro attraversata. Calderoli disse: cazzo, per quella cifra li portavo via. Alfano disse: non vi preoccupate, ho il sistema, andate a cercare Schettino, lo mettiamo su ogni barcone, non arriva più nessuna. Ma quell'anno finirono i soldi, le pensioni venivano pagate con i beni dello Stato. Un professore di latino gli capitò il terzo battaglione degli alpini, non sapeva che cazzo farci, li mise in frigorifero, si mangiarono tutta la frittata maccaruna. Ma e quello fu l'anno in cui si cominciarono a vedere i primi pensionati a piedi scippare teppisti in motocicletta. Quello fu l'anno in cui fu eliminata il prepensionamento e sostituito con la premortalità. Pensa, all'Inps c'era un killer che per 300 erte sparava direttamente. Ma una cosa bella successe quell'anno, ci fu il calo dei disoccupati. Pensa, i disoccupati calarono di 13 kg l'uno, un successo straordinario. Ma vi leggo, dove andate quell'altro rincoglionito? Larga i giovani, facciamo venire gli acchetti. Andate a mangiare, no? Il semolino, perché lui a quest'ora c'è il semolino. Poi... mi devo sbrigare perché poi gli devo andare a fare il clistere. Non è che possiamo perdere tempo, quello... Va bene, allora... Poi vi lascio veramente, perché se no poi veramente rischio di... Vediamo, ecco, ma questa ve la leggo, è una cosa che ho scritto qualche anno fa, però ve la leggo volentieri perché la faccio un po' da tempo, però ve la leggo volentieri, se vedete che mi inciampico non vi preoccupate, non me la ricordo. Questo è, allora, il giudizio universale, no? Il giudizio, un certo mai capiterà, no? Capiterà che prima o poi, no? Che cazzo? E quindi prima o poi usciremo tutti quanti dalle tombe, tutti che escono dalle tombe, ma preistorici, astronauti, visigoti, visipallidi, ricchi, poveri, nomadi, Equipe 84, dic, saraceni, crociati, menischi, assiri, babilonesi, barbari, barbieri, barba papà, muti, sordi, tognazzi, pazzi, cagacazzi, tutto in giro. E arriveremo tutti in paradiso dove ci stanno i vigili urbani che cercano di dirimere questa folla. E chi siete? Noi siamo i cinesi, dove cazzarola dovete andare? Noi andiamo da Confucio, tutti da qua. Voi chi siete? Noi siamo i musulmani, tutti da qua. No, noi dobbiamo andare da là, sì, ma per andare da là si passa da qua, forse da questa parte. Voi che siete? Testimoni di Geova, dove cazzo li mandiamo questi? Mandiamoli al tribunale, se fate uno testimoniare, mandiamoli al tribunale. E si incontrano persone che non si vedevano da anni, che non si erano mai viste. Celestino V che incontra Benedetto XVI. E lo guarda e dice: ma te l'Inps quanto ti dava esattamente? Freddie Mercury che incontra Pupo, lo guarda e dice: ma tu sei Pupo? Sì, giura, ma te lo giuro, sono Pupo, ma vaffanculo allora, va. Alessandro Magno che incontra Emanuele Filiberto, che lo guarda e dice: io facevo il re, tu pure io, dai, non dici lo stronzato, fa piacere. Così che Andreotti che escono dalla tomba, stanno così, non ti fa vedere. Ma perché chi c'è? Aldo Moro, non ti fa vedere. Bob Marley che incontra Attila, lo guarda e dice: ma tu sei quello che dove passi tu non cresce più l'erba, eh? Deficiente. Imbecille. Karl Marx che incontra Renzi, ma qui c'è la censura, non si può dire. E il Padre Eterno con San Pietro che dice: allora Pietro, cominciamo, sai, vai con le trombe, Eustachio, vai con le trombe, pa. Senti Pietro, so da destra uno squillo di tromba, e da lontano una voce risponde:
porta sinistra mi trombo una squillo. Silvio, sei arrivato, vieni. Vieni che facciamo il giudizio. No, del giudizio non ce la posso fare, può piacere. No, non lo voglio. Pietro, fategli il tossicologico a questo qua. Forza, dentro. Andi il prossimo. Lei chi è? Carlo d'Inghilterra. E perché è venuto a cavallo? Quale cavallo? Quella è mia moglie, quale cavallo? Scusa, mi sono sbagliato. Anti prossimi, una folla, voi chi siete? Noi siamo i razzisti, Salvini davanti, e voi allora andrete tutti nel fiume Flegetonte, immersi nella merda fino al collo, contro i navi di extracomunitari che cagano affinché il livello del fiume non si abbassi mai. Silvia, che ci fai tra i razzisti? Signore, te lo giuro, non sono razzista, ho trombato anche delle negre, nel fiume, cazzo! Forza, avanti prossimi, voi chi siete pure là la folla, i mafiosi, Riina, i casalesi, i corleonesi, gli scissionisti, Provenzano, Sandokan, Previti, Silvio pure Cammiese stai, signore mi hanno spinta, una congiura, te lo giuro, avanti prossimi, voi chi siete i pedofili, dove li mandiamo i pedofili, tutti là i pedofili, signore ma là è pieno di bambini, non so bambini, sono nani. E perché hanno un estintore in mano? Non è un estintore, forza! Da quella parte, avanti prossimi! Arrivano pupe, veline, secchioni, tronisti, il padre dei amici. Poi chi siete? Noi siamo quelli che non hanno mai fatto un cazzo nella vita, signore. Allora Pietro, questi li seppelliamo col culo di fuori. Perché, signore, non hanno mai fatto un cazzo? Almeno servono a qualcosa. Parcheggiamo le biciclette. Signore, ma noi non abbiamo biciclette in paradiso, allora li facciamo scorreggiare per alimentare con i gas i fuochi infernali. E perché quello l'hai seppellito lì da solo? E quello Emanuele Filiberto non sa neanche scorreggiare. Produce pochissimo, lo usiamo per ricaricare gli accendini al massimo. Forza. Avanti i prossimi, arriva uno solo, tu chi sei? Matteo Renzi, Matteo. Matteo, cazzarola, dove ti mandiamo? Matteo? Allora Matteo, tu andrai nel fango insieme ai geni del male. Matteo va, dice, signore, ma questo non è fango, è merda. Matteo, ma tu mica sei un genio, cerca di capire pure tu, no? Ecco, cazzo. Avanti prossimi, pure là una folla. Chi siete? Gli evasori, Dolce Gabbana, Previti, Maradona, Valentino Rossi, Silvio, pure Cammiese stai. Signore, te lo giuro, è una congiura, mi odiano perché sono come Remida, tutto quello che tocco diventa oro. Io pensavo che eri come re merda, figurati, dentro. Avanti però. Pietro, che so tutti sti femmine? Sono le ninfomane, signore. E che so le ninfomane? Signore, le ninfomane sono quelle che non si accontentano mai. Di che? E di che? Di... Tutta in camera mia, forza da quella parte! Che mo appena finito qua arrivo io trombo come un dio, avanti, da quella parte! Avanti prossimi, Pietro, chi sono questi? I bugiardi, signori, i bugiardi! Silvio! Sì, signore, te lo giuro, non dico mai cazzate quando è vero che mi chiamo Mario. Silvio, cazzarola! Chi è quella che sta con te? Non lo so, non lo conosco, ma come lo conosci? Brunetta, non l'ho mai visto prima, signora. Brunetta, tu che sei un equilibrista, signore, ma io non sono un equilibrista, sì? Brunetta, tu sei un equilibrista, come riesci a stare sulle palle? Tu non ci riesci? Nessuno. Forza, Pietro, che è quella gente laggiù? È il corteo della sinistra, signore. E perché con un martello si stanno scamazzando le palle? Per abitudine, signore, che vuoi fare? Avanti prossimi! Pure là una folla, voi chi siete? I tossici, dove li mandiamo i tossici? Tutti in quella stanza, che c'è là dentro, signore? Là dentro è pieno di cocaina. E che supplizio è? Ma c'è un vento della Madonna, forza, là dentro! Là dentro, Pietro, quelli chi sono? Gli eiaculatori precoci, falli venire, da poco sono venuto, signore! Silvia, che ci fai qua, no, signori? Quella è Lady Gaga! Cazzo, si truccano uguale, però, mettetegli un cartello, se no non riconosco! Anzi, facciamo una cosa, Silvio, tu che sei il cliente più affezionato, vieni, ti voglio dare un premio, tu passerai tutti i secoli dei secoli con Rocco Siffredi, che ti inchiappetterà dalle 2 alle 300 volte al giorno, prima e dopo i pasti, a volte anche durante.
Silvio dice, signore, ma una pena orribile, non è una pena, è un premio, è il burlesque, si chiama burlesque. La pena è per Rocco Siffredi. Amen.